Ciao ragazze, in questo video vi faccio vedere come ho organizzato l'agenda per l'università per la mia amica che la inizierà a breve. Io non ho fatto l'università, quindi mi sono informata un po' in giro sui vari gruppi, ho chiesto a varie amiche che hanno fatto l'università per avere informazioni su cosa poteva servirle. Se avete consigli, scrivetemelo pure nei commenti che posso sempre aggiungere. Iniziamo. Ho preso una Filofax Domino. Mi piace la Domino perché ha l'elastico, quindi permette di aggiungere tantissime cose e allargarla, non dico all'infinito, ma quasi. E ho lasciato molto semplice in modo tale che lei possa aggiungere tutto ciò che le serve e non riempirgliela già troppo di cose poi magari inutili. Allora, inizio facendovi vedere qua tutte delle taschine interne che ho lasciato vuote in modo tale che possa mettersi biglietti, abbonamenti, orari dei mezzi pubblici, anche qui alla tasca. Qui ho messo una nostra foto, tutte le foto che ho messo riguardano una giornata che abbiamo passato insieme, di cui ho fatto anche il videovlog, di quando è andata a farsi il tatuaggio, perché da quando è tornata dalla stagione estiva in cui ha fatto l'animatrice, diciamo che abbiamo un po' ricominciato la nostra amicizia, e sì, non che si sia interrotta, ma con uno spirito nuovo. Poi tutte le carte che ho usato per fare i divisori sono presi dalla Lidl e li ho ritagliati, plastificati e forati semplicemente. Questa penna carinissima l'ho presa alla Feltrinelli, mi sembra, è della Legami, col panda e ha il colore verde e il colore nero. Molto comoda magari per distinguere gli impegni. Iniziamo. La prima sezione è dei dati personali. Come vedete qua dietro ho messo una nostra foto sempre. Dati personali, nome, cognome, data di nascita, indirizzo, email, cellulare, la facoltà, il numero di immatricolazione, poi caso di emergenza, chi contattare. Qui ho messo una pasta asciutta molto carina, lei va matta per la pasta asciutta e per qualsiasi cibo, diciamo. E, qua devo ancora compilare, ho preferito prima girare il video. Poi nella seconda sezione troviamo i mesi. Io ho fatto dei file perpetui sia per i mesi che per la visione settimanale perché ancora non so bene stampare fronte retro giusto, diciamo, e quindi ho preferito farli perpetui e compilarli a mano come prima volta. Qui c'è un'altra foto. Allora, come divisorio l'ho creato io, ho fatto il suo nome su un foglio colorato con dei pastelli molto belli perché, come vedete, poi l'ho sfumato semplicemente con le dita, sono dei pastelli acquerellabili, scusate. Poi l'ho plastificato e forato. Vedete qua ho compilato tutto quanto a mano con penne colorate prese sempre alla Lidl. E qui ho decorato i mesi con dei simpatici sushi, che anche lei va matta anche per i sushi, qui la data importante del tatuaggio. E alla fine della vista mensile ho messo questo foglio di stickers della Filofax, che poi lei può utilizzare per segnarsi i dati importanti o cose importanti che le servono. Nel terzo divisorio ho messo la vista settimanale e ho lasciato il righello perché è più facile da togliere e da mettere, mentre col mese lo cambi una volta al mese, appunto. Con la settimana, invece di aprire e chiudere ogni volta gli anelli, con questo qua si va molto meglio. E anche questi li ho fatti semplicissimi, in modo tale che lei potesse scrivere tutto ciò che le serve senza avere troppi disegni e disegnini, che a me piacciono molto, però ovviamente per l'università penso ci voglia una cosa che, buttando l'occhio, riesci a vedere tutto quello che ti serve. Ho solo messo questo gattino simpatico. E anche alla fine della vista settimanale ho messo gli stickers della Filofax, perché ce n'erano due fogli all'interno e quindi li ho messi. Nella quarta ho messo
una tabella in cui si può segnare tutti gli esami, codice identificativo, la materia e i crediti accumulati. Ho fatto solo due o tre fogli, mi sembra, qualche foglio, poi non so effettivamente quanti le ne serviranno. E infine, nell'ultima sezione, ho messo i contatti, poi i fogli che c'erano con l'agenda, i to-do, poi questi post-it che ho comprato, non mi ricordo dove, comunque li trovate in qualsiasi cartoleria, che ho messo su questo cartoncino nero, e poi i fogli appunto dell'agenda vari. Io li ho messi tutti alla fine in modo tale che lei poi, in base a cosa gli serve o altro, se li divida nell'agenda. E infine le buste trasparenti in cui poi può mettersi tutto quello che le serve. E qui infine c'è la tasca in cui lei si mette tutto quello che le serve. Sono un po' ripetitiva. E questo stickers l'ho messo perché l'agenda era un po' rovinata. Se magari qualcuno se lo sta chiedendo, era solo per quello. E niente, questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi possa essere utile. Per qualsiasi domanda, consiglio o altro, lasciatemi un commento qui sotto. E al prossimo video. Ciao!